Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Tra questi vi segnaliamo l'iniziativa della Caritas diocesana di Brescia per l'emergenza ucraina. E a fine mese la stagione teatrale vi proporrà un collage di scene esileranti. Prenotatevi per ridere con la signora Maria, protagonista dello spettacolo dal titolo Tutta colpa del Piero. Per chiudere, ascolteremo Suor Paola Erculiani, ancella della Caritas di Brescia, che opera portando sollievo agli ultimi e a coloro che vivono per strada. Le riprese sono di Luigi Cè. Buona visione e arrivederci alla prossima settimana. Cari amici, gli interventi di Papa Francesco, che invoca una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ottengono un ampio consenso nell'opinione pubblica, a cui corrisponde un proporzionato risalto sui media. Se però Francesco esce da quello che gli è riconosciuto come suo ambito, o meglio la sua riserva, affermando che si vergogna quando apprende che alcuni stati destinino il 2% del prodotto delle proprie risorse alle spese per gli armamenti e anzi hanno intenzione di aumentare gli investimenti per la sicurezza militare, allora rimane solo. E la maggior parte di coloro che mettevano il pollice alzato quando proponeva di pregare, di digiunare, di fare l'atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, ora mettono il pollice verso. E i media impegnano meno di un niente a richiamarlo dentro i suoi confini, se non addirittura a censurarlo. C'è forse un po' di fariseismo o di strabismo ideologico in questo comportamento o quantomeno di questo equivoco? Io credo abbastanza. Prima di tutto perché l'appello alla preghiera, lui non lo intende finalizzato a un intervento miracolistico che scavalchi le nostre scelte, a meno che non ci illudiamo che Dio capovolga le cose magicamente. Nel Vangelo non c'è traccia di questo, piuttosto Gesù dice date voi stessi da mangiare. In secondo luogo perché se è atto di fede in Dio, atto di fede sia fino in fondo, senza margini di fede riservati alle armi che seguono la strada opposta a quella indicata da lui. Non sta scritto in nessuna parte che la soluzione proposta dal Papa sia la più indolore, conveniente, immediata e nemmeno che debba essere la più condivisa, ma è certamente coerente in linea di principio e di prassi con l'insegnamento del Vangelo. Si vis pacem para bellum, dicevano i latini, cioè se desideri la pace prepara la guerra. Si vis pacem, para pacem. Se vuoi la pace, prepara la pace. Hanno risposto in numerose piazze italiane tante persone lo scorso fine settimana. Non erano i Papa Boys, ma i volontari di Emergency, un'associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e delle povertà. A conferma che il bene si può fare in mille modi, mentre il male va sempre evitato. E gli armamenti militari, dicono le statistiche, sono in continuo aumento, di pari passo con i conflitti armati. Ognuno tiri le proprie conseguenze. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci.
Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 3 aprile, in oratorio alle ore 15, ora di guardia. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Lunedì 4 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Martedì 5 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. In oratorio alle ore 20:30, adorazione eucaristica e preghiera di guarigione. Mercoledì 6 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Giovedì 7 aprile, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Venerdì 8 aprile alle ore 8, in oratorio, Santa Messa. In oratorio alle ore 15, Via Crucis. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. In parrocchiale alle ore 20:30, Via Crucis animata dalla contrada La Croce. Sabato 9 aprile in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Domenica 10 aprile in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. A San Girolamo alle ore 9:30, benedizione degli ulivi e delle palme e processione. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Ragazzi, il lunedì e il martedì alle ore 7:40, Buongiorno Gesù in parrocchiale. Domenica 3 aprile, quarto anno ICFR alle ore 15. Lunedì 4 aprile alle ore 20 in oratorio, Via Crucis per bambini e ragazzi. Mercoledì 6 aprile alle ore 14:30, preparazione ulivi all'incidella. Alle ore 20:30, confessioni in parrocchiale, liturgia penitenziale per giovani e adulti. Da mercoledì 6 aprile è in distribuzione il nuovo redone con il ritiro della quota di abbonamento per il 2022. L'8, il 9 e il 10 aprile, pellegrinaggio ad Assisi per il 5° e il 6° anno ICFR. Domenica 10 aprile c'è stata la raccolta mensile per il restauro della parrocchiale per un totale di 51.745,99 euro. Emergenza Ucraina, parrocchie Santi Pietro e Paolo Gottolengo e San Lorenzo Fiesse. Raccolta fondi. Casuale. Emergenza Ucraina. Codice postale numero 10510253, intestato alla Caritas Bresciana. Oppure conto bancario intestato alla Diocesi di Brescia, ufficio Caritas, presso B per Banca, al seguente IBAN. IT 65L 05387 11205 00 00 42 70 86 50. Oppure codice bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino, ramo Onlus presso Banca Intesa San Paolo, IBAN IT 82C 03 069 09 606 1 00 00 00 02 695. Per informazioni www.caritasbrescia.it. Il 23 maggio e il 17 giugno, 15° torneo notturno Memorial Andrea Redana. Oratorio San Luigi Gonzaga Gottolengo. Elezioni. Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative. Si andrà alle urne il 12 giugno per eleggere il sindaco. Sempre il 12 giugno tutti gli italiani potranno esprimersi su 5 referendum sulla giustizia. Riforma del CSM. Abolizione della legge Severino, limiti agli abusi della custodia cautelare, separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.
Tutta colpa del Piero, Paola Rizzi, sabato 30 aprile alle ore 21, spettacolo in dialetto bresciano presso il Teatro Zanardelli di Cottolengo. Costo del biglietto intero 10 euro e ridotto 8. Gli spettatori affezionati alla signora Maria troveranno il meglio dei quattro spettacoli che la vedono protagonista, in un mix di scene comicissime che vanno da Paese mio che stai sulla collina, a Non voglio mica la luna, da Non sono una signora, a Una vita spericolata. Si tratta del racconto del rapporto della signora Maria con il suo Piero, dai primi incontri furtivi per timore di essere vista dai genitori, alla processione per passare al viaggio di nozze e alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del matrimonio. Un collage di scene che accontenteranno tutto il grande pubblico dei fedelissimi fan di Paola Rizzi, che rivivranno i momenti di gioia e di serena condivisione di una signora che rappresenta la grande umanità della nostra gente. Tutta colpa del Piero, Paola Rizzi, sabato 30 aprile alle ore 21, spettacolo in dialetto bresciano presso il Teatro Zanardelli di Cottolengo. Costo del biglietto intero 10 euro e ridotto 8. Gli spettatori affezionati alla signora Maria troveranno il meglio dei quattro spettacoli che la vedono protagonista, in un mix di scene comicissime che vanno da Paese mio che stai sulla collina, a Non voglio mica la luna, da Non sono una signora, a Una vita spericolata. Si tratta del racconto del rapporto della signora Maria con il suo Piero, dai primi incontri furtivi per timore di essere vista dai genitori, alla processione per passare al viaggio di nozze e alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del matrimonio. Un collage di scene che accontenteranno tutto il grande pubblico dei fedelissimi fan di Paola Rizzi, che rivivranno i momenti di gioia e di serena condivisione di una signora che rappresenta la grande umanità della nostra gente. Thank you.
Buonasera a tutti, bentornati. Grazie della fiducia. Vediamo insieme di poter dirci qualche cosa. La riflessione che ho fatto da sola la condivido, la dico ad alta voce, così possiamo sentirci tutti. Vi dico che mi ha meravigliato il titolo di questo quaresimale, di questo incontro di quaresima. E dico, guarda un po', lasciami vedere cosa vorrà dire in quaresima parlare dei racconti di Pasqua. I racconti di Pasqua, così è intitolato questo percorso. Il secondo, andate a dire ai miei discepoli, è risorto. Siamo ancora in tema di Pasqua e parliamo in quaresima. E poi l'incontro di Cristo nel povero. Questo mi chiama in prima linea e insieme ci chiama tutti. Allora, dopo 2 secoli di storia, il risorto è qui, alle nostre porte, alle nostre case, davanti a questa comunità parrocchiale. Il vivente risorto è qui. Ma come? Dopo 2000 anni? Con le mani bucate e i piedi forati. Dopo la risurrezione, il Cristo non è più come prima. A mani bucate e piedi forati. Ma è lui, il vivente. Perché i racconti di Pasqua? Perché la Pasqua senza la croce è vuota, non ha senso. Che riempie di grandezza è questo Cristo che arriva a noi, ripeto, con le mani bucate e i piedi forati. E la croce senza la Pasqua è un'insensata, una cosa che non tiene. La croce non è fine a se stessa, in fondo c'è la risurrezione, c'è la gloria. Quindi il motivo, i racconti di Pasqua, perché la Quaresima sfocia sulla Pasqua, vive in funzione della Pasqua. Si celebra per arrivare alla Pasqua. Ma la Pasqua ci raggiunge in che modo? Dopo 2000 anni, magari abbiamo dimenticato, magari non ci è stato tramandato, ci raggiunge, questo è ancora un racconto di Pasqua, con la lavanda dei piedi. C'era quello che poi darà senso, il servizio del povero in cui trovo Cristo. Ci raggiunge con la lavanda dei piedi di Gesù, agli uni, agli altri, a tutti i discepoli, quelli che si allontaneranno poi, quelli che lo rinnegheranno poi, quello che lo tradirà poi. Ieri come oggi. Arriva a noi per dirci la sua disponibilità a lavarci i piedi ancora oggi, così come siamo. Quindi questo lavante dei piedi è il punto di partenza per ogni servizio, è il punto di impegno, di coraggio per ogni, diciamo, realtà di solidarietà. Se non c'è questo avanti, se non ci sostiene questa lavanda dei piedi, battiamo l'aria, non concludiamo niente. Magari mettiamo insieme solo delle stupidaggini o delle realtà per dire che uno è più bravo dell'altro. Ma non è Pasqua quello, non è un racconto di Pasqua, non è la lavanda dei piedi, non è il Cristo con le mani
bucate e piedi forati. Questo per dirci perché i comandi, perché i racconti di Pasqua. Dalla Pasqua arriva pure andate a dire ai miei discepoli è risorto. Il verbo andare è un verbo tipicamente pasquale. Lo sentiamo, lo sentiremo alla risurrezione, è l'unico verbo che è stato usato. Alla Maddalena c'è va, agli apostoli c'è andate, andate, vi troverete là, andate, non fermatevi qui ad attorniarmi, a rilassarvi, a perdere tempo, andate. Quindi il verbo andare è un verbo tipicamente pasquale, è il verbo del risorto. Però manda, ma allora come oggi siamo un po' gente fragile, gente debole, gente che non ha delle grandi risorse, se non c'è una forza dentro che ci sconvolge, che ci manda, che ci fa, che ci dà vita. Ecco che allora dice ancora, dicono ancora i Vangeli, attenzione che oltre al risorto bisogna fare attenzione anche a quella pietra capovolta. Se vuoi che quell'andare abbia senso, produca frutti. Cosa vuol dire? Che anche la mia vita deve essere capovolta e deve essere vita nuova col risorto. Perché l'andate diventi verbo di missione. Infatti la missione inizia pure con la Pasqua. Andate, dice il Papa, in forza del battesimo ogni credente è missionario. E quindi cosa fa il missionario? C'è il missionario, come dicevamo prima, che va in paesi lontani, in luoghi lontani, va per tempo, va per la vita. C'è chi va a chilometri appena un posto e c'è chi va a chilometri zero, come è toccato a me. Sono entrati in congregazione dicendo che avrei desiderato partire per il Brasile. Allora era aperta la missione in Brasile. Passati gli anni e il Brasile non lo vedo. Ora chiedo allora la missione. C'è da fare anche qui, quando penso a quelle parole, sempre più vere man mano che avanzo. C'è da fare anche qui. E lo faranno gli altri, lo sposto io. No, dovevo farlo io. Il Signore per ciascuno di noi vuole il suo cammino, vuole la sua vita, vuole questa pietra capovolta, vita nuova, là lui, là dove lui ci vuole. E così iniziato anche per me questo cammino missionario. Lo dico sempre, sono missionaria dove? Fuori dalla porta di casa, alla stazione di Brescia, sotto la pianta. Missionario non deve avere tante cose, non deve avere degli ingombri, non si può spostare facilmente, non ha mezzi, non ha soldi, e quindi si deve adeguare a quello che trova, a quello che in qualche modo può essere utile e può dargli la possibilità di essere missionario. Quindi, certi che dalla Pasqua arriva la missione, inizia la missione, dovremmo tutti insieme, in questo cammino di racconti di Pasqua, di sapere che la Pasqua mi ha resa missionaria, missionario, mi ha dato come battezzato questo impegno. Come faccio? Come mi sto preparando a rivisitare questo impegno, a riprenderlo, a riaverlo, ad accoglierlo?
Allora, il compito terzo, che sarebbe proprio la mia missione specifica, l'incontro di Cristo nel povero. Sono tre parole, ma sono impegnative. L'incontro. Diceva Don Mazzolari, i poveri non si contano, si incontrano, si accolgono, si abbracciano, si servono, si amano. Chi dice di amare Dio, Gesù, il Cristo, il vivente, il risorto, e non si appassiona del povero, è un fallito. Perché? Perché non siamo soli. Ma lui ha detto, io sarò sempre con voi fino alla fine del mondo, fino alla fine dei secoli. E i poveri sono sempre con voi, saranno sempre con voi. Potremmo dire, ma vuol dire che a Gesù è risorto, al Signore, a Dio, piace che ci siano i poveri? No. È parola di Dio, perché nel povero io ho la possibilità di incontrare Lui. Questo è il problema. Io sono sempre con voi, ma dove? Dove ti vedo? Dove ti incontro? È parola di Dio, vero? Non è inventata nessun curato sul palco, nessuna bella testa. Quindi, vorrei fare un piccolo appunto qua. I poveri non sono di serie A o di serie B, perché il Cristo il vivente, Gesù, non è di serie A o di serie B. È il Cristo, è Gesù, è il vivente, è risorto. Allora, in questi giorni ho riflesso a lungo. Quanta accoglienza, quanta apertura di porte, quanta attenzione, quanto mandare, raccogliere, inviare, quanto. E ringraziamo Dio di questa apertura di cuore, di casa, di mente, di mezzi. Ringraziamo Dio. Però il povero, come tutti, come ogni creatura, ha il sangue rosso, come grandi ricchi della storia, come qualunque persona, ogni povero ha il sangue rosso come tutti noi. Gesù non dice guarda, io sono con voi solo con quello che ha la pelle bianca, io sono con voi solo con quello che viene dalle Nazioni Unite, dall'Unione dell'Europa, io sono con voi solo con quello là che ti piace, che ti fa comodo, che lo accogli volentieri. No, io sono con voi fino alla fine del mondo. E io sono con voi, se mi volete vedere, sono là, sono nel povero, mi trovate là. Ma potremmo dire, non è proprio così facile la cosa, così comprensibile. Quando il dottore della legge chiede a Gesù, ma chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Chi è quello che io devo amare, devo servire? E conosciamo tutti la parabola del buon samaritano. Dice, hai capito allora chi è il tuo prossimo? Quel malcapitato lì e quell'altro là, che si ferma, non si volta dall'altra parte, non ha fretta per questo e per quello, ha incontrato il Cristo, si è fermato, l'ha visto. E Gesù conclude con l'altro verbo pasquale, che ancora fa parte del verbo andare. Va e fa, cioè non starà a raccontare tante storie, non starà a cercare questo e quello, va e fa. Poi lo dice, no?
Guarda se ti piace, se è bello, se ha il colore che ti va bene, se ha la nazionalità che ti è simpatica. No. No. Va e fa. Alla mandolina dice va. Ai discepoli dice andate. Non c'è tanto giro di parole. Ma cos'è che mi rassicura? Che lui, che incontro lui quando anche la cosa più stupida che possiamo fare, una caramella, un euro, perché tante volte questo Gesù non ha dove bagnarci le mani, non ha dove avere un momento per i bisogni più elementari dell'uomo. Suora, mi dai un euro per andare al bagno? Che poi diventa la sala da pranzo, perché fa freddo fuori, nei bar non si può andare, ci vogliono soldi, ci vuole il Green Pass, ci vuole il Diavolo a 4, quindi diventa anche la sala pranzo, dove sei, sei al bagno, fare, mangiare. Ma cos'è ancora che mi dice che è lui? È una frase del pezzo di Vangelo sul quale saremo chiamati tutti a fare un esame. Ma io ho già 10 lauree, io ho già fatto degli studi, io sono specializzato, io sono questo e sono quello, non importa. Questo esame lo dovremo fare tutti. E lì, se avremo studiato bene, ci siamo preparati bene, abbiamo fatto delle buone esercitazioni, saremo promossi. Diversamente saremo bocciati e non c'è l'esame di riparazione. Non si può recuperare niente. Una espressione molto bella, anche questa, di Tonino Bello, dice che alla morte lasciamo il nostro avere e troviamo tutto il nostro essere. Lasciamo tutto il nostro avere e troviamo il nostro vero essere. La parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro lo dice chiaramente. Arriva il ricco pulone dopo l'esame, è stato bocciato, e invoca dal povero Lazzaro sollievo. Ma sappiamo dal Vangelo, dice ormai, non è più possibile. Quel che avevi è andato, e se sei l'essere, sei rimasto quello che in realtà, tanto è vero, che ricco pulone non ha più neanche il nome, non ha più niente, è rimasto nudo delle sue povertà. Il povero Lazzaro è arrivato di là col suo essere pieno, anche col suo nome, Lazzaro. Capite com'è? Davvero, se non riusciamo a vedere davvero il Cristo, Gesù, il risorto nel povero, è dura. E c'è quel pezzo che vi dicevo prima dell'esame. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Avevo sete, ero nudo, ero malato, ero carcerato e mi hai visitato, vestito. Poi va avanti. Avevo fame e non mi hai dato da mangiare. Avevo sete e non mi hai dato. Allora, quello discute all'esame. Come? Dice, ma come? Dimmi quando è che ti ho visto mai? Gesù conclude, un bicchiere d'acqua dato al più piccolo dei miei fratelli non l'hai dato a Giovanni, a Pietro, a Andrea, l'hai dato a me. Ecco,
l'identificazione. 8 giorni fa, domenica scorsa, alle 11 mi chiamano dalla stazione. Dice: suora, c'è qui uno sdraiato sulla terra, pavimento, freddolito, tutto rannicchiato. Non puoi fare qualcosa, non puoi portare qualcosa per coprirlo e così via. Era le 11, stavo andando a dormire. Dico: no, Paola, devi vestirti, prendere la macchina, metterti in moto, cercare coperte, darti da fare, perché là c'è Gesù. Ora parto e vado a cercare dove sta in stazione questo povero Cristo, qui si dice, no? Oggi si dice così. E era in terra e dico: guarda, se ti puoi sollevare un poco, metto sotto una coperta, la raddoppiamo, così scaldiamo un pochino sotto il pavimento, e poi se ti corico un poco, ti copro sopra. Ma non parlava, non so se non capiva la lingua, non so se era talmente tramortito e così stanco, che so io, ma mi guardava, due occhi. La mia idea avrà avuto 40 anni, grosso modo. E io pure lo guardavo. E vi assicuro che mentre mi guardava sembrava che mi volesse dire: ma chi sei tu? Non ti conosco, non mi conosci, ti prendi cura di me in questo modo. E vedevo che gli brillavano gli occhi. Però io vi assicuro che ho visto Gesù in quel povero. Mi tremo alle braccia a dirlo. Ma come mi continuava a guardare e a dirmi, non parlava, perché fai tutto questo? Non sai chi sono? Io non ti conosco? Ti fidi di me? Ti fidi di me? Quante volte degli amici dicono: ma suora, tu non hai paura di andare in stazione a incontrare questo, quell'altro e quest'altro? Ma stai scherzando, dico, Dio aveva paura di incontrare Gesù? Una volta una signora mi porta un bel sacco di roba, sacco nero, di solito cosa mettiamo? Sporco, roba sporca, roba straccia, roba che va al maggio, che va nel bidone, nel cassonetto. E mi dice: suora, gli ho portato questo sacco per i suoi poveri. Ah sì? Io voglio avere un sacco nero, mi arrabbio subito, ci vedo male. E poi nel sacco nero, ho già visto altre volte, che nel sacco nero si prende la maglia, si butta dentro, le calze si buttano dentro, più intimo ancora si butta dentro. Quindi è molto profumata, vero? È molto dignitosa, sa di dono per il risorto. E dico: signora, no, dico, no, no, mi dice, per i suoi poveri. Ma dico: ma lei sa chi è il povero? Certo, suora, il barbone, quello là che va a catonare, quello là. No, signora, si è sbagliata. Lei deve andare a leggere qualche paginetta del Vangelo. Guarda, tenga il sacco e se può vada a leggere una paginetta del Vangelo. Stavi arrabbiatissima. Sicuramente era una credente, perché pensava di fare una grande carità con un grande sacco nero di sporco, di roba sporca. L'altra sera mi chiama una signora, dice: suora, qui c'è un poveretto, un signore, mi dice, seduto sul marciapiede, era tardi, non ha un posto lei, però, ma dico, io proprio in casa non ho per accogliere persone, faccio, preparo, brigo, ma dico: signora, lei ha il cane? Certo, dico, una villa sopra la Maddalena, là in quella zona. Certo, e dove dorme? Dice: suora, c'è la sua casa, c'è il suo posto. Guardi, dico, per questa sera tira fuori il suo cane e metta dentro questo tizio che sta lì sulla strada e le fa compassione. Non sarà mai, ma ha buttato giù il telefono. Ecco, così noi serviamo Gesù. Quel pezzo di Vangelo, avevo fame io. Non è che è Giovanni che ha fame, è Pietro, è Andrea.
sebbene noi ogni mattino, quando portiamo le colazioni, poi vi dirò, chiamiamo per nome ciascuno. Chiamiamo Giovanni, cosa prendi? Però sappiamo che in quel Giovanni c'è il Cristo vivo. Io sono in mezzo a voi, io sono con voi. Là mi troverete, andate, là mi troverete. Vanno cercati, non contati i poveri, vanno cercati. Perché solitamente non è bello per nessuno mostrarsi e dire io sono un povero Cristo, io non ho niente, non ho un tetto sopra la testa. E guardate che quando è sera, quello non avere né tetto, né letto, né affetto, né amicizie, né relazioni, tante volte durante soprattutto il lockdown, che tutti i santi giorni sono stati in strada, tutti i santi giorni, e non si trovava niente, tutto online bisognava comprare, c'era la gente che aveva i pantaloni che stavano in piedi da soli, dallo sporco, perché non c'era possibilità di avere roba di ricambio. Arrivavi la mattina e diceva la prima cosa, adesso ci diciamo buongiorno, cico buongiorno, suora ho fame, in dialetto bresciano, suora ho fame, suora ho fame, l'unica parola che continuiamo a sentire durante il lockdown. E quando è stato detto tutti a casa propria, in una casa, allora chi proprio non aveva un buco, a muro, alla stazione ci andavate perché nessuno usciva, venivamo noi perché giravamo, tutti a distanza, come era richiesto, con la polizia che controllava se uno si avvicinava all'altro, in attesa che venisse quel sacchetto all'indomani per riempire il buco. Suora, ho fame. Durante il lockdown, la paura, certo, sempre in giro, non c'era nessuno, non si sentiva nessuno, pensavo alla fine del mondo, ci arriverà la fine del mondo ormai. Qui non ci incontriamo più. Però la possibilità di incontrare sempre un Gesù da sfamare e qualcosa da dare per sfamare Gesù, l'abbiamo sempre trovato. L'abbiamo sempre trovato. Quindi, cos'è che è importante e direi e ci aiuta a capire questa realtà, questo pezzo di Vangelo che ci ha chiesto di vivere oggi per tutti i giorni della nostra vita fino al giorno dell'esame? Dice il Papa, il povero va toccato, ma con quel rispetto con cui tocchiamo l'Eucaristia. Ogni mattina, e sono tante le mattine di ogni mattina, ma bisogna crescere, no? Bisogna migliorare, bisogna imparare sempre meglio la lezione per poter poi far bene l'esame. Dico, ti devo toccare Giovanni, Pietro, amico mio, come tocco l'Eucaristia, come dice il Papa, come ho rispetto davanti all'Eucaristia, ammesso che oggi ancora, permettetemi, no, quando si entra non si saluta, si inginocchia, non si fa quell'inchino riverente, rispettoso. Probabilmente è questo che ci è difficile vedere Gesù nel povero, perché non lo vediamo più neanche nella presenza eucaristica. Quando lo incontriamo nell'Eucaristia, se ci lascia qualche minuto in più il sacerdote, ma sei veloce anche lui, 2 minuti. E l'abbiamo in noi, lo tocchiamo, è dentro di noi, è nelle nostre membra. Se non lo sentiamo vivo così, ovvio che non lo possiamo pensare incontrare nel fratello. E allora, i sacchi con la roba sporca, ora è il barbone, allora è il pinco pallino, ma il Cristo non lo incontriamo.
Loro potremmo dire perché tanta cattiveria, odio, guerra, minacce. Non diamo la colpa a cattiveria solo degli aggressori, diremmo noi oggi. Un po' di cattiveria l'abbiamo tutti. Allora, per non... quanto tempo ho ancora? 10 minuti. Ok, mi tiene d'occhio. Ecco, mi piace che ci manca dentro questa affermazione. Avevo fame, mi hai dato. Un bicchiere d'acqua dato al più piccolo non vuol dire quello che ha un anno, 3 mesi, ma quello che nel bisogno, nella difficoltà, nell'amarezza, nella sofferenza. Un giorno un ragazzo mi dice: suora, ti voglio bene, ma l'ha detto non la maniera a volte che, sai, i ragazzi dicono queste espressioni, con un senso di gioia e di amarezza, e me lo ripete. Ora dico: ma dimmi perché mi dice questa frase così bella, che mi fa piacere molto. Dice: suora, perché noi siamo pronti subito a giudicare quel ragazzotto lì, cosa va, vada a lavorare, cosa fa qui, perché viene a cercare la carità, perché qui, perché là. Dice: suora, quando sono nato sono stato posto in una cestina fuori da una casa religiosa, da una casa di suore. Le suore mi hanno raccolto e fino a 12 anni io ho vissuto sempre con le suore. Erano le mie mamme, erano loro che si accudivano e si prendevano premura di me. Poi più grande è andata una comunità maschile. Allora dice: suora, vedere una suora, mi si è riacceso dentro tutto quello che da piccolo non ho ricevuto dalla famiglia, ma lì ho trovato la mia famiglia e mi hai ricordato tante cose. Per questo ti dico, come se lo dicessi a quelle suore, ti voglio bene. Io ho detto: guarda, a prima vista avremmo detto: cosa fai Lazzarone qua? A tua età va a lavorare, troppo comodo cercare la carità, troppo comodo far questo, far quello. Allora, questo andare ogni mattino con un gruppo di volontari, ciascuno parte a casa sua con che cosa? Uno prepara i panini, l'altro prepara il latte, l'altro il caffè, l'altro il tè, l'altro la brioche, e ci troviamo tutti alla stazione, sotto la pianta, perché anche noi siamo senza casa. E poi andiamo alla periferia, come dice il Papa, fuori, andare, andate a cercarli, andate a trovarli, andate a scoprirli. Però ormai è diventato un luogo di amicizia, un luogo di incontro con Gesù, per loro e per noi. È bello al mattino, quando arriviamo lì, i primi che arrivano: suora, ci sei anche questa mattina? Oppure quella frase ancora più bella: suora, grazie perché ci sei. Beh, dico io, è un mio dovere, è una cosa bella, la dobbiamo fare, Gesù che ce lo chiede. In te vedo Gesù. Oppure qualche volta, quando qualcuno, l'inverno, quando è fuori, tutta la notte fuori, quando andiamo a scoprirli dove sono, in qualche tana, in mezzo ai cartoni, fra mucchi di stracci, e alla mattina arrivano lì tutti infreddoliti, tutti così, e ti dicono: grazie perché ci sei. Io chiedo ai ragazzi tante volte: tu ragazzo, quante volte hai detto papà e mamma, grazie papà, perché ci siete? Perché per me fate di tutto e di più. Quando mi trovo con i genitori, con papà e mamme, dico: quante volte papà dici, marito, moglie, sposo, sposa, a vicenda, grazie perché ci sei, grazie perché ci sei. Questo l'ho sentito da Gesù. Grazie, suor Paola, perché ci sei. E quando dico al mattino qualcuno cammina un po' storto perché ne ha bevuto qualche dito di più, perché ovviamente
la notte è fredda, i ristori sono quelli che sono, e dico: mamma, che Gesù brutto che sei, sei un po' alticcio, sei un po'. Mi dice: suora, cosa hai detto? Sei un Gesù un po' birichino stamattina. Ecco, loro ridono, però capiscono che non è un'offesa, capiscono che ancora anche questo un momento così di convivialità, di attenzione, di amicizia. Quando qualcuno ti dice: suora, io non ho nessuno al mondo a cui dire buongiorno. E io dico: come mai? Non hai il papà, non è ancora anche abbastanza giovani, non hai il papà, non hai la mamma, non hai fratello. Nessuno, suora, nessuno. Ci siete voi. Voi siete la mia famiglia. E quando vedi che arriva la mattina, dico, ci dice: suora, vengo per salutarvi, siete la mia famiglia. E poi la finezza dei volontari: Giovanni, cosa mangi? Giovanni, cosa bevi? Cosa prendi? Poi c'è un po' di mercato nero, diciamo noi lì, no? C'è le cose per l'igiene personale, il ricambio di vestiti, tutte queste cose, perché chi non ha un armadio tiene quel che occorre per quel giorno, per due giorni, e poi va nel cassonetto. Chi non ha la doccia, chi non ha l'acqua, chi non ha il tetto, chi non ha il letto, è dura. E allora, oltre al cibo, diamo sempre per l'igiene, dentifricio, spazzolini, la mette la barba, profumo, una grande quantità di profumo. Soprattutto gli uomini. Io dico spesso: ma cosa ne fai il profumo? Suora, quando io sono in mezzo a qualcuno, sento che io puzzo, allora metto su un po' di gocce così e cerco di nascondere via un po' il mio odore. Per Gesù, che sofferenza! Forse perché siamo troppo distratti, forse perché abbiamo tutto ormai. Io questo dell'acqua, soprattutto del lavarsi, di non avere una doccia, di non aver da cambiarsi. In missione, c'è stata un mese, tre mesi, in Benin, non c'era l'acqua. Abbiamo detto che c'era il pozzo, ma il pozzo è arrivato, ma... Per più di un mese dei ragazzotti ci portavano un secchio d'acqua. Con un secchio d'acqua bisognava fare la doccia e lavarsi per tutto il giorno. Ci occorreva di lavarci quel secchio d'acqua. Quindi avevamo un piccolo recipiente, questo po' di acqua per lavarsi qui, questo po' di acqua per lavarsi là, razionare il recipiente dell'acqua per arrivare a bagnarsi. Poi avevamo salviette profumate anche noi, e a forza delle salviette ci siamo grattate un po' la pelle per un bel po'. Ecco. Però abbiamo capito cosa vuol dire quando ti manca gli elementi, le cose più necessarie, l'igiene, il cibo per sopravvivere, per scaldarti le coperte. Ho speso quasi 1.000 euro per comprare il pile, poi delle mamme me l'hanno tagliato, fatto, brigato, per poter avere coperte da dare in continuità, perché l'inverno è freddo. Di giorno oggi era 23, ma la notte siamo ancora a 0, 2, 3 al massimo. Quindi fa ancora molto freddo. Ecco, volevo solo dire questo. Cerchiamo di lasciarci sconvolgere dai racconti della Pasqua. E di non dimenticare questo andate, di non dimenticare questo va e fa. Per me è il Vangelo tascabile, che ha poca memoria come me, o come qualcuno forse qui con me. E mamma mia, il Vangelo, 4 pagine, chi se le ricorda? No, sono imparata ancora una più bella, sapevo, ma non l'avevo così fissata. Grazie che me l'avete ricordata. Andate, va e fa. Con queste tre parole possiamo avere il Vangelo in tasca e possiamo vivere tutto il Vangelo. Ancora che diventiamo matti a passare le pagine dopo pagina.
perché queste pagine poi ci rimandano tante altre. E volente o nolente, piano piano impariamo tutto il Vangelo. Dicevo prima, ci manda a questa pagina di esame. Avevo fame, mi manda ricco e pulone, mi manda il buon samaritano, mi manda tanti, andate, date voi da mangiare, andate, guarite i malati, sanate i lebbrosi. È il verbo più caro sicuramente per Gesù, perché Gesù non l'abbiamo mai trovato nelle piazze fa da pericena. Sapete cos'è vero? In città, se andate il venerdì, il sabato sera, in qualche luogo particolare della città, sono a tutti addosso che se non si prende l'aperitivo non si cena più. Ora è avuto di moda la pericena. O i nostri ragazzotti che vanno a dormire con gli amici, con le amiche di qua di là, pigiama party, per diventare sempre più stupidi. Il Papa che dice, frequentano luoghi sempre più degradanti e che li rendono sempre più ragazzi sconnessi, non solo dal computer, ma dalla vita. Sempre perché ho detto abbastanza. Se volete sapere o conoscere qualcosa in più, qualche domanda, c'è tempo. Grazie dell'ascolto. Faccio nome di tutti, posso intanto ringraziare il Suor Paola per... Quello è il mio dovere. Averci spezzato il Vangelo questa sera e averci invitato a interrogarci anche a noi. Andate, vai, papà. Penso che sia in eccesso aggiungere qualsiasi altra cosa da parte mia. Se qualcuno vuole intervenire con una domanda o una curiosità o comunque. Sì, qualcuno potrebbe dire, ma io suora non conosco, ma io suora non so, ma io non vedo, ma io li incontro, perché dice il Papa, io a cercarli. Non contarli, ma cercarli e toccarli. Però ci sono tante occasioni per poter fare e vivere questa parola, perché si può andare coi piedi, si può andare col cuore, si può andare con l'intelligenza, perché dice il Papa, per vedere Gesù nel povero ci vogliono conoscere tre linguaggi: linguaggio della mente, linguaggio del cuore e linguaggio delle mani. Quindi, se io non avessi tutti gli amici che ho attorno, che ogni giorno dice suora, prendi questo per Gesù che serve, che incontri, che sfami, che copri, che vesti, che accogli, che conforti. Anche stasera, prima di partire di qui, una telefonata. Suora, c'è uno che è dimesso dall'ospedale, ma dice che non sa dove andare. Dimesso dall'ospedale, non sa dove andare. Dice, ma non sta ancora tanto bene, è dimesso, ma è ancora un po' malatuccio, perché oggi è questo, no? Più presto che in fretta, se poi uno non è a 100, come diciamo noi, secondo il nostro punto di vista, via. Guarda, dico, sono in partenza, ha suonato alla porta, chi veniva a prendermi. Ho detto, guarda, prova a chiamare la Caritas o prova a chiamare la San Vincenzo, datti da fare, a loro volta loro magari ti daranno qualche altro numero di telefono o qualche altro punto. Però venendo in qua ho detto, mi sa che quello di questa sera non ci saranno 100 porte che si aprono. Perché mi ha detto che era il nostro comunitario, quindi ha già un colore diverso. È già un paese fuori dall'Europa, al sangue rosso però. Ecco, vedete. Dico, ci vuole la mente, il cuore, pensare, vedere cosa potrei fare, come potrei organizzarmi, dove potrei avere qualche indicazione, perché vorrei fare qualcosa, ma... Quindi, la mente, il cuore. Ragazzi, scusate, sono invitata a parlare ai ragazzi, perché di là si va?
non con quello che si è accumulato, ma con quello che si ha donato. Non andiamo con l'accumulo, con niente, abbiamo visto è l'essere. Però andiamo con quello che abbiamo donato. Questo è importante. Quindi io posso vedere Gesù nel povero, pensando, vedendo, dandomi da fare, non dicendo, beh, sto bene, qua si arrangi, ci saranno quelli che pensano, c'è la carica, c'è il parroco, c'è San Vincenzo. No, no. A tutti è chiesto, se sei credente, se sei battezzato, se sei un missionario, perché il Papa dice in forza del battesimo sei missionario. Ah no, no, perché io in Africa sono mai andato. No, neanche io sono mai andato in Brasile. In Africa qualche volta, invece del Brasile sono andato in Africa, quindi ho cambiato un po' il clima, però dopo sono rimasta a chilometro zero. Però mi sento missionaria a pieno titolo, tant'è vero che porto un abito da missionaria. Anche esteriormente, che vuol dire che la missione si può fare ovunque. Poi il cuore. Io posso, ho delle possibilità. Non aspettiamo sempre chissà quelli che hanno delle grandi possibilità, i grandi. La carità non viene mai da quei mondi. Viene sempre da famiglie che sanno cosa vuol dire la vita, cosa costa la vita, avere dei figli a mantenere, avere delle difficoltà da affrontare e da risolvere. Quindi il cuore, i piedi, non tutti possono andare, siamo lontani, ho delle difficoltà, la mia famiglia, non posso camminare, ho tanti problemi, però provo a chiamare, provo a sentire, provo a vedere se altri vanno per me. Ci sono delle persone che vengono da lontano solo per portarti una formaggella del mio territorio, del mio paese, del mio luogo. Sono venuta per portarti questo, perché tu lo possa dare un pezzettino a tutti i Gesù che servi. C'è qualcuno che al mattino va a comprare il pane fresco? Di solito noi topriamo sempre il pancarì, perché per un po' di anni abbiamo tagliato pane, 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 ormai ci fa male le braccia a tutti. Allora, per ovviare a questo problema, perché quando ho cominciato ero 30, 40, 50, adesso sono più di 100, ogni mattina, e stanno aumentando, perché viene la signora ucraina che è già qui, che conosce, che sa, allora la mattina viene a prendere qualcosa per quelli che ho ospitato in casa, il dentifricio, lo spazzolino, la maglietta, questo e quell'altro, quest'altro, per vestire. Capite? Quindi nessuno può dirsi io non posso servire Gesù, no, perché l'esame lo faremo tutti, tutti. Non potete dire io non ti ho mai visto, io non ti ho mai incontrato, non hai voluto, non hai voluto. Allora è quella il voto. Venite benedetti dal Padre mio al Premio Eterno. Via maledetti, parola di Dio. A me fa tremare i polsi, l'avrò letta 100.000 volte questa pagina, ma ogni volta che la leggo è come fosse la prima volta e mi vengono ancora i brividi. E prego Dio che mi vengano fino alla fine, finché ho un giorno di vita. No, stavo pensando che quando abbiamo iniziato questo percorso, poi Matteo si è offerto per proporre dei canti, no? All'inizio della conclusione. E la conclusione di questo incontro ha proposto un canne che dice: questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. È veramente. Concludiamo con questa preghiera, il mio ringraziamento a sua mamma. Questa notte è la gratitudine.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte. Grazie per l'ascolto.